Amici del Bardo, eccomi qui con tutte le ultime news dal mondo del pro wrestling. Vi ricordo che oggi Raw è alle 18 su Sky Sport 2, nuovo orario, diffondete il verbo. E un'ora prima, alle 17, io e il Godzilla Luca Franchini vi aspettiamo in live chat sulla pagina Facebook di Sky Sport. Se non riuscite ad esserci, pubblicherò qualche ora dopo su questo canale, qui su YouTube, l'intera diretta. Se sarete al live event WWE del fine settimana, a uno dei live event a Milano, Padova e Firenze, vi invito a inviarmi le vostre foto e i vostri video a michele.posa.cons@skytv.it. Troverete la mail anche nella descrizione del video, magari con qualche programma simile al gratuito WeTransfer. Non posso ovviamente pubblicare in questo spazio i match per intero, sia ben chiaro, ma se beccate qualche sequenza interessante, beh, allora quella può passare. Se userò il vostro materiale, ovviamente ve ne darò credito. Vi ricordo infine che per venerdì è stato proclamato uno sciopero nazionale dei mezzi di trasporto, quindi informatevi adeguatamente se verrete a Milano a vedere lo show di SmackDown. E ora le news un po' più polpose, ne recuperiamo un paio dagli ultimi giorni, visto che il canale è stato inoperoso. Beh, 2 o 3 giorni fa Triple H è comparso a sorpresa a Cardiff in uno show della britannica ICW, con la quale la WWE pare avere degli accordi aziendali, e ha elogiato le federazioni indipendenti, invitando i fan a seguirle. Nel frattempo Chris Jericho ha sfidato pubblicamente, con tanto di video irradiato in un'arena nipponica, Kenny Omega, con i due che combatteranno a Wrestle Kingdom 12, il mega show della New Japan Pro Wrestling del 4 gennaio 2018. In merito a questo match, in molti mi avete chiesto un'opinione e pare che abbia bucato la parete della vostra fantasia. E a questo punto io vi darò una replica, una risposta in Chiedi al Bardo, credo attorno alle metà di dicembre, visto che ho già registrato parecchi video che fanno da cassetto e da archivio, che vedrete ovviamente nelle settimane a venire. Di certo la cosa sembra molto molto interessante. Il sito WWE di queste due cose non dà notizia, ok? Chris Jericho è un free agent, il suo rapporto con la federazione è stato rinnovato periodicamente nell'ultimo periodo, ora sembra che voglia intraprendere anche delle strade differenti rispetto a quelle che ha già battuto. Ripeto, è una cosa molto interessante, ma ne parleremo più avanti, perché tutto questo rende Chris Jericho un qualcosa di ancora più unico e io sarei quasi disposto a ritenerlo la stella, la star più performante del mondo del wrestling della sua generazione, perché si è sempre reinventato, ha sempre fatto di tutto, non sempre ha avuto la WWE alle spalle come macchina promozionale, eppure ha fatto veramente un sacco di cose e ha avuto una longevità impareggiata da quasi chiunque gli sia stato contemporaneo, ma ripeto, di questo parleremo in Chiedi al Bardo. Se oggi mi sentite un po' più sommesso è perché sono in redazione e non voglio disturbare, ho una voce alta e naturale, quindi magari mi mangio qualche parola perché siamo in spazi, come vedete, differenti dal solito. Sembra meno grave del previsto, tornando alle news, l'infortunio rimediato ad una gamba da Sin Cara un paio di giorni fa in Spagna. Tuttavia, al momento non ci sono informazioni certe al riguardo. Sui miei altri social ho pubblicato la foto dell'incidente avvenuto in un match a 3 con Baron Corbin e Sami Zayn. Se non l'avete vista, andatela a guardare perché è quasi spaventosa. In seguito ad un litigio su Twitter tra Becky Lynch e Carmella è stato annunciato che Becky combatterà contro James Ellsworth nella prossima puntata di SmackDown e io, visto che ho una certa passione per il trash, non vedo l'ora di assistere a questa battaglia. Chiudiamo con una breve su Nia Jax, che intervistata dal Mirror ha confermato che la sua assenza di qualche settimana fa è da ricondursi ad un periodo di riposo di cui aveva bisogno, ottenuto anche grazie al fatto di non essere coinvolta in nessuna trama portante della federazione. Con questo per ora passo e chiudo. Vi ricordo alle 17 la live chat sulla pagina Facebook di Sky Sport con me e con Luca Franchini e alle 18 Sky Sport 2 Raw. Ci vediamo tutti lì, d'accordo? Ora la parola passa a voi di Taroventi, qua sotto potete commentare tutte le news di cui vi ho ragguagliato. Alla prossima!
Ciao.